Vado io? Vai Luca. Vai. Lucas, innanzitutto partiamo con si ritorna in campo contro il Cagliari, dopo la bella vittoria contro la Roma e queste due settimane dove avete lavorato in parte a Milanello, come si ritorna in campo dopo questa sosta? No, prima felice di avere i compagni, sono rientrati oggi, certamente la testa c'è a partire oggi a Cagliari, dove dobbiamo andare a fare la partita e portare a casa i punti importanti che servono. Troveremo sicuramente una squadra tosta, come ho detto, ma se vogliamo obiettivi chiari dobbiamo andare a Cagliari a prendere i punti. Senti, notizia di oggi che potrebbero esserci delle novità sul tuo contratto, ci puoi dire qualcosa in più? Non sono niente. Lucas, è un Milan sempre più argentino con Musacchio in difesa, con te a centrocampo e poi là davanti Gonzalo Higuaín. Milan argentino e poi insomma dovrei fare aiutare Gonzalo a trovare il primo gol in maglia rossonera. No, un Milan da Gattuso, un Milan che ci esprime tanto, che gioca bene, ma che deve migliorare ancora tantissimo se vuole veramente arrivare a quello che ci abbiamo messo davanti. Higuaín, certamente, anche tutti vogliamo che segni perché un attaccante vive quello. L'ha toccato segnare anche a Patrick, che è buono, che imparerà tanto anche di lui. Questo è così, il calcio è così, tanto quelli che entrano in campo come quelli che rimangono fuori sono importanti, quindi niente, andiamo avanti così. Lucas, a livello personale, a livello di condizione, ci stiamo avvicinando al miglior Biglia? Devo ancora mancano partite, ritmo, come ho detto, sono due mesi che è stato fermo, ho fatto due partite, più 60 minuti di Madrid. Il miglior giocatore sempre arriva con ritmo di partita, quindi mi alleno al massimo per ritrovarmi sempre al meglio in partita e speriamo di ritrovarlo pronto. Grazie. Perfetto.